possibile far subito il punto 5. Siamo d'accordo? Una parte che è relativa al fatturato, al 20% del fatturato
nell'oggetto sociale la società poteva lavorare e fatturare fino a un massimo del 20% nei confronti di terzi non soci. Sapete benissimo che per l'affidamento in house, per il concetto di affidamento in house, la società deve lavorare solo ed esclusivamente nei confronti dei soci. Vero è che comunque la società non ha mai lavorato per terzi e l'assemblea e il consiglio di amministrazione hanno deciso di togliere anche quella parte che poteva far pensare che la società o l'oggetto sociale della società precludesse l'affidamento in house del servizio. Sapete che i concetti basilari dell'affidamento in house sono quelli del capitale esclusivamente pubblico, i soci devono essere enti territoriali o società partecipate dai comuni, non possono essere soci aziende private della società, il fatturato deve essere fatto solo ed esclusivamente nei confronti dei soci i quali affidano il servizio e deve essere esercitato il controllo analogo. Nei contratti di servizio che noi abbiamo con ogni singolo comune il controllo analogo è previsto, però è un controllo che può essere esercitato solo dal comune nei confronti della società quando discute del proprio piano finanziario. Quello che si discute e si andrà ad approvare questa sera è il controllo analogo congiunto, ovvero tutti quanti i soci, ovvero i sindaci o i loro delegati, devono decidere assieme come far lavorare e quali indirizzi dare alla propria società. E quando votano all'interno del comitato ci devono essere le doppie maggioranze, ovvero dei 20 soci devono esserci 11 soci a favore e il 51% delle azioni detenute da questi soci. Sapete che ad oggi il capitale sociale della società è in mano per il 14% ai comuni e per l'86% a due società pubbliche, società comunque detenute dai comuni. Ecco che senza questo regolamento queste due società potrebbero, votando a maggioranza all'interno dell'assemblea sociale, dare gli indirizzi anche a quei comuni che affidano il servizio. Lo sottolineo questo aspetto perché proprio nella convenzione, quando dicevo che devono esserci 11 soci a favore, devono esserci per forza, oltre a questi due soci, anche altri 9 sindaci che votano a favore dei piani industriali. All'interno della convenzione il comune per il quale è oggetto di discussione all'interno del comitato, faccio un esempio, un piano industriale per la realizzazione di un impianto sul territorio di un comune, il voto di quel comune è vincolante per l'assemblea del comitato, ovvero possono esserci 19 soci che decidono a favore della realizzazione dell'impianto, ma se il socio dove deve essere realizzato l'impianto è contrario, l'impianto non viene realizzato. Ho estremizzato questo esempio perché si potrebbe anche parlare ad esempio di modalità di raccolta di rifiuti su un territorio di un singolo comune, magari in forma sperimentale. È pacifico che deve essere d'accordo l'amministrazione di quel comune a sperimentare nuove tipologie di raccolta, perché magari le nuove tipologie di raccolta potrebbero creare di servizio ai cittadini di quel territorio. Risottolineo il voto contrario di un socio quando si discute di argomenti che coinvolgono il territorio di quel socio è veto, non passa il punto che verrà discusso all'interno del comitato. Il resto delle modifiche statutarie sono solo quello dell'aggiustamento del passaggio delle azioni, viene ribadito che il passaggio delle azioni deve essere solo ed esclusivamente fra soggetti pubblici nel rispetto delle normative vigenti, in sostanza bisognerà fare gara per la cessione delle quote a soggetti pubblici, i soggetti pubblici devono comunque affidare servizio perché è un principio fondante degli affidamenti in house. Ci sono aggiustamenti che sono relativi alle modalità di convocazione dell'assemblea di soci, ovvero si fa attraverso posta certificata piuttosto che magari mandare sempre le raccomandate. Questo è per sommi capi quello che è stato inserito nella delibera. Sapete, la delibera deve essere approvata da tutti quanti i consigli comunali, così come è stata predisposta dai consulenti legali
che ci hanno seguito in questa procedura, sono qua se c'è bisogno di chiarire alcuni aspetti o alcune parti che i consiglieri ritengono devono essere chiariti. Volevo chiedere, praticamente rinnovano tutti i comuni soci questa convenzione? Allora, o ci sono alcuni comuni che non hanno? I consigli comunali sono già stati convocati tutti quanti per approvare con quel punto all'ordine del giorno. Adesso non vorrei, però sono fermamente convinto che i soci approveranno tutti quanti questo regolamento, anche perché se non altro nei confronti dei comuni è solo ed esclusivamente vantaggioso, perché va ad aumentare il peso che i comuni hanno all'interno della gestione della società, perché ripeto, mentre prima bastava due soci che votassero una cosa, adesso servono 11 soci che votano la stessa identica cosa all'interno del comitato, anche perché i voti del comitato sono vincolanti per l'assemblea e per il consiglio di amministrazione. Cioè il comitato in tempi di quello intercomunale che sarà istituito, questo praticamente è costituito per legge, perché c'è anche disposto di direttive, quelle robe di una delegazione europea. È un allineamento alle direttive comunitarie. Quindi doveva essere fatto, diciamo, no, diciamo che le sentenze che prevedono la costituzione di un comitato quando la presenza di soci è più di uno all'interno di una società. Se il socio, faccio l'esempio Ami, ad esempio, della città di Verona, il socio è unico, è il comune di Verona. Non c'è bisogno del comitato, perché il socio in assemblea comunque dà le direttive al consiglio di amministrazione. È l'unico socio che decide sull'andamento della società. Quando la società è costituita da più soggetti, benché questi siano pubblici, deve essere fatto sì che possano esercitare il controllo analogo congiunto, ovvero fra loro, nei confronti della società. Noi abbiamo un esercizio di controllo analogo che è previsto nel contratto di servizio, però un controllo analogo che effettua solo ed esclusivamente il socio, in questo caso il comune di Nogara, nei confronti della società quando si discute il piano finanziario, ovvero e la modalità della raccolta, il solito piano finanziario rifiuti che viene approvato di anno in anno. In questa fattispecie il comune esercita il controllo analogo. Però se dal punto di vista strategico e delle linee e dei piani industriali della società il comune di Nogara in assemblea dei soci rappresenta il 0,5 o l'1% quando vota in assemblea dei soci, all'interno del comitato conta per una testa, sicché siccome in fase preventiva tutti i piani industriali e le linee strategiche della società, l'organigramma della società deve essere valutato dal comitato, all'interno di quel comitato quantomeno i 18 comuni soci che detengono assieme il 14% del pacchetto azionario, il loro potere aumenta tantissimo e i voti del comitato sono vincolanti per l'assemblea. Sono 18, sono 20 soci, 20 perché abbiamo 18 comuni noi società. Prima di dare la parola al consigliere Bonelli, volevo dare due indicazioni che Maurizio mi ha dato, che sono che oggi l'assetto azionario, il controllo delle COCI, tanto per capire meglio poi il senso anche di questa operazione, è dato al 40%, dal 45% del campo, dal 46% di Cambo, che è la società che abbiamo adesso, la parte nostra che si occupa in questo momento di gestione delle acque, sulla parte dell'altra parte, mentre poi l'altro 40% è di proprietà di CISI, società in questo momento in liquidazione 4, non si sa se prefallimentare o meno, e comunque con 40% teoricamente sul mercato, quindi possibile acquisizione da parte di chiunque, tenendo conto anche che su questo si gioca la partita anche Solaris, che è la società collegata a CISI che si occupa di tutti i speciali, quindi una partita di una certa importanza. Il fatto di andare poi oggi a non dico di andare, ma comunque ad andare un peso ai comuni
di un certo tipo, quindi contando per teste e non per quote azionarie, dai comuni responsabilità da una parte, ma anche un potere consistente. È il senso dell'operazione, oppure a rispondere anche a noi di legge. Prego, consigliere Polesi. Scusami, ma sono dov'è il discorso qua dello statuto? No? Il primo punto, il CEO oggetto, visto che è stato stralciato, è stato modificato, dove dice la società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali. Con la modalità in house e dà per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione proprio o meglio di testi di servizi in materia ambientale. Cioè cosa significa la finalità di gestire servizi pubblici? Cioè che fa dei servizi che sono comuni? Servizi pubblici in house solo legati alle materie ambientali. Questa se guardate il primo comma sostanzialmente proposto nuovo, sostanzialmente replica il primo comma tolto, cancellato, con l'unica differenza che viene rafforzato il concetto dell'affidamento in house. Che c'è il referendum? E perché c'è stato quel referendum? Sapete che il referendum ha abrogato l'articolo 23 bis. Per chi non lo sapeva, quel referendum ha abrogato la materia su tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non solo sull'acqua. Cosa strana che è successa è che dopo 23 giorni dall'abrogazione del referendum è stata introdotta una norma nuova sulle liberalizzazioni, di fatto la valenza del referendum è stata dissipata dalla nuova normativa introdotta dal legislatore, ovvero l'articolo 4 della nuova manovra di stabilità, con l'unica eccezione che nell'articolo 4 il legislatore ha detto sono esclusi i servizi di ciclo integrato delle acque, perché questa modifica si è tornati alla volontà forse del legislatore di escludere solo l'acqua. Il comitato referendario aveva presentato una proposta di referendum che parlava di tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, e qua si sta discutendo addirittura, il comitato referendario sta discutendo se opporre ricorso al nuovo articolo 4, perché di fatto in teoria, anche alla luce di sentenze della Corte Costituzionale che sono del 90, il legislatore non può per legge legiferare su materia abrogata attraverso referendum. Il fatto che sia stato legiferato dopo 23 giorni sicuramente magari un po' di disagio a qualcuno lo crea, però bisognerà vedere la Corte Costituzionale come si esprimerà in materia. Bisogna anche vedere sicuramente come uscirà la nuova manovra che è in discussione. È passata in commissione bilancio questa sera e sarà in discussione tra venerdì e sabato. Ci sono delle piccole modifiche proposte all'articolo 4, ma non vanno ad inficiare quello che noi discutiamo questa sera, per fortuna, insomma. Però ecco, quello che vorrei sottolineare e ribadire quanto ha detto prima il sindaco è che viene rafforzato il potere dei comuni, perché proprio è la norma, è la comunità europea, è la direttiva della Corte di Giustizia europea che ci dice che il controllo analogo congiunto in presenza di più soci è esercitato attraverso un ufficio predisposto alla gestione. Mi fa piacere che tu sia presente, perché così almeno riusciamo a tenere parte della minoranza e succede in pochi casi di capire quello che si sta votando. Vorrei presentare degli emendamenti al punto, insomma, se è possibile. Positivo, grazie. Sono sostanzialmente d'accordo con queste modifiche. Infatti, come diceva appunto Barbati, il fatto della modalità in house è proprio esatto, è una votazione fatta dai cittadini, quindi rispetta a pieno quel che è il volere della cittadinanza. Io volevo fare delle integrazioni perché emendamenti sì, se fosse possibile. Non è possibile perché vanno approvati tutti i regolamenti a tutti i comuni. Stesso modo. Per
Questo al massimo può essere la cosa come raccomandazione poi nell'uso. Sto dicendo solo che dovrebbe essere sottoposto anche a tutti i comuni. Quindi se un comune cambia per il direttore, quindi evidentemente non può fare piccole. Beh, qua c'è la modifica. Spero che sia messo per base, tu scorso fatto. Beh, certo, bisogna metterlo per base, anche perché insomma qua mi. Noi del Movimento Cinque Stelle abbiamo fatto delle modifiche, insomma, che se secondo me hanno tutto il vantaggio del comune, cioè, mi spiace perché sono molto, molto interessanti. Non ho problemi tecnici, è un problema strutturale, è un problema tecnico, provando 18 comuni, compresi quelli andati, ogni modifica andrebbe rivotata da tutti, siccome abbiamo una parte, abbiamo un grado. No, ma è proprio come dice il sindaco, perché tutti i comuni devono esprimersi, l'avevo detto anche mi sembra nella mia presentazione, devono era solo proprio perché deve essere, siccome stiamo, voi state deliberando su un regolamento che regola il funzionamento di un ufficio interno ad una società per dirvi la predisposizione di questo regolamento è stato fatto dall'avvocato Emilio Giulia Di Fava, che per chi non la conosce è l'avvocato che ha seguito la sentenza Tecca, che è quella che ha dato origine a tutti quanti gli affidamenti in aula dal 98 in poi. Sicché questa modifica questo regolamento è stato analizzato all'interno dell'assemblea dei soci, è stato ritenuto congruo per essere sottoposto a tutti quanti i soci. È logico che bisogna arrivare all'assemblea straordinaria convocata per il 25 di novembre, perché è stata convocata il 25 di novembre, con tutte le delibere dei consigli comunali, con queste modifiche così come sono state proposte, perché i rappresentanti legali vengono a votare le modifiche del statuto così come sono state proposte. Potrei comunque sicuramente ritenere valide e da sottoporre in un secondo momento a tutte le amministrazioni anche le proposte di questi emendamenti, perché potrebbero essere anche proposte. Insomma, gli emendamenti sensati che sono positivi, ben importanti. Però volevo fare una domanda, visto se si permette di leggere. Ma sì, gli emendamenti, non so se può leggere il meno. Io non ho nessun problema ad accogliere. Se parlare di accogliere suggerimenti. Posso essere magari da suggerimento per integrarmi. Ad esempio, suggerisco se niente adesso. Il Consiglio Comunale, una volta discussi gli emendamenti, una volta recepiti gli emendamenti, li trasmette alla propria società e magari sono argomenti che possono essere discussi all'interno di questo comitato, perché dopo il comitato valuta le eventuali proposte di modifica del regolamento. Sì, ma infatti questi emendamenti erano solo per, ce n'è praticamente l'articolo 3. Io li ho letti rapidamente, mi sembrano anche accettabili, non è un problema. Io praticamente il Movimento 5 Stelle avevo chiesto sostanzialmente di aggiungere all'articolo 3, che è quello che ci dato prima, praticamente si copia tutto. All'articolo 3 dello statuto? Sì, dello statuto, scusa, sì. E noi volevamo aggiungere questo: qualora la gestione avvenisse tramite soggetti terzi, questa si dovrà essere affidata ad aziende con condizioni sociali e lavorative rispettose dei diritti del lavoratore, con stabilità contrattuale e nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale. Questo per evitare che, come spesso adesso c'è voi qua, a quello che noi da un po' di complessità è il fatto dei terzi. Cioè i terzi, sì, le società con subappalto, e sempre messi un po'. Mi spiego per quel riguarda i terzi. Sapete benissimo che una società in house come la nostra è vincolata ai codici dei contratti, ai codici degli appalti, sicché per tutto quanto quello che fa la società in termini di affidamento di servizi, intesi solo come servizi di smaltimento, perché la società in house vera e propria deve lavorare con i propri dipendenti. Sì, no, è solo perché a noi ci ha dato a pensare noi questo terzi, no? Comunque, ad esempio, nelle
gestione di alcuni ecocentri, isole ecologiche, e questa gestione viene assegnata a cooperative sociali, quelle di tipo B, che danno lavoro a persone svantaggiate, diciamo, ecco questo. Però di fatto per il resto è una società che lavora solo ed esclusivamente attraverso il proprio personale. Noi ecco, ci preoccupavamo del fatto che se queste società, cioè appunto queste diciamo, società, rispettino tutti i crismi, perché la gente insomma la viene messa a crisi. Addirittura con le nuove modifiche e le assunzioni che non vengono fatte con la. Poi noi avevamo anche fatto la proposta di aggiungere l'articolo 3 bis, che erano dei parametri e degli obiettivi, sindaco. Ogni comune socio ha il diritto e dovere di fissare con la società Ecocisi SPA parametri di servizio e obiettivi da raggiungere secondo una pianificazione concordata. Noi abbiamo letto questo statuto e non so se il signor Barbati può correggere, non c'è un obiettivo, cioè sono quelli del piano industriale che vengono discorsi in sì, però non è che cioè, sarebbe il caso che il comune concordasse con Ecocisi SPA per il suo territorio o ognuno degli obiettivi, perché sennò uno non sa mai cosa si fa. L'articolo 5 del regolamento che regola il funzionamento del controllo in fase preventiva deve approvare le linee strategiche dell'attività sociale, tenendo come attività sociale anche quelle che suggerisce lei, perché faccio un esempio, noi abbiamo proposto ad alcune amministrazioni di modificare la tipologia della raccolta del secco. Perché? Perché se la raccolta differenziata è fatta bene, cioè come vuole fare? Allungare i termini i periodi della raccolta, perché se la raccolta differenziata è fatta bene, il secco diminuisce moltissimo. Allora, piuttosto che avere una raccolta alla settimana di secco e una volta ogni 15 giorni di plastica e lattine, forse è meglio averne una alla settimana di plastica e lattine e una volta ogni 15 giorni di secco, se la raccolta differenziata è fatta bene. Dipende. E se pesassimo il secco, dottor Barbato? Questo comporta investimenti certo, sì, non poco rilevanti. No. Se noi pesiamo il secco, la gente è più spinta a fare iniziata meglio in quanto paga solo il secco e non paga. Ci sono anche altre modalità, ad esempio in Etra, invece che pesare danno il cassonetto in dotazione e fanno pagare a smottamento. Sì, adesso io, perché so che in Trentino sì, pesano. Fanno pagare a smottamento, ecco che l'utente prima di mettere fuori, siccome paga a smottamento, prima di mettere fuori di non è molto, nella nostra organizzazione aziendale teniamo per forza conto di queste linee guida. Poi noi avevamo anche proposto, sindaco, di modificare l'articolo di 34 bis, quello che fate nuovo, che sostanzialmente è tutto identico, solo che al comma 2, dopo la parola delegati, cioè voi dite lì che è composto magari rappresentato, cioè dal sindaco, un assessore che magari viene dal sindaco o chi. Noi volevamo, se è possibile, inserire anche un cittadino. Allora, quando noi abbiamo proposto, quando l'Assemblea ha proposto il rappresentante legale, il suo delegato, il suo delegato non è, secondo me, un assessore, potrebbe essere un assessore, ma potrebbe essere anche una persona cittadino esperta, una persona esperta. Meglio se è un cittadino, ma potrebbe essere anche una persona esperta. Sì, noi quello che volevamo è che ci va, cioè sul sindaco che vuol dare, che è benissimo, però a fianco del sindaco un cittadino. Poi noi avevamo dato diciamo, delle indicazioni su come scegliere questo cittadino, perché è importante sceglierlo bene sostanzialmente. E noi avevamo, perché non so, volevo farle vedere anche l'articolo, eccolo qua, nella finanziaria del 2008, l'articolo 2, comma 461, l'articolo recita a fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità, l'economia dell'economicità e relative alle prestazioni dei servizi, tipo dei contratti di servizi di enti locali, in questo caso ecco, tenuti ad applicare le seguenti disposizioni. Qua ci sono tutta una serie di capi e il capo E si legge: istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori. Per quello che noi
le chiedevamo se è possibile.